Ciao gente, io sono Giacomo e oggi voglio presentarvi questo nuovo tutorial di Teo dove vi spiegherà come sincronizzare l'audio e il video in diversi modi. Mi raccomando, rimanete concentrati. Per sincronizzare una clip su Premiere è importante che il video originale abbia anch'esso una traccia audio con la quale poter fare la sincronizzazione, a meno che non abbiate utilizzato un chuck, e in tal modo si può utilizzare il suono del chuck e visivamente il punto in cui le due parti del chuck si toccano, ma quella cosa lì è un po' troppo professionale, quindi noi facciamo queste cose più semplici. Bene, vi dico già come si fa per far vedere l'onda audio, perché molti importano la clip, la vedono qua così e dicono: ma dov'è l'onda audio? È molto semplice. Non in questa zona qua, ma proprio in questa zona qui, basta fare doppio clic così, tac e tac. E poi naturalmente si può anche cambiare la lunghezza dell'onda per vederla di più o di meno. Il primo modo per sincronizzare è farlo manualmente, ossia si prende la clip, la si sposta più o meno dove si pensa che sia giusta e successivamente si va a fare dei tocchi di rifinitura. Per esempio qua, ecco, io vedo che va così, zoom ancora e tac tac tac, più o meno così, ecco, così è sincronizzato. E ora ho fatto la mia sincronizzazione. Naturalmente adesso, se volete, potete fare alt click qua per selezionare solo la traccia audio, eliminarla, selezionare queste due, fare comando control L per collegarle e dopo poter spostare tranquillamente in tutta libertà. Il secondo modo che vi propongo consiste nel selezionare la clip video e l'audio nel pannello del progetto, fare tasto destro, andare in merge clips, scegliere audio e cliccare qua remove audio from clip. In sostanza questo cosa fa? Crea un'altra clip con questo nome, con sincronizzate queste due tramite l'audio, e rimuove l'audio di quella originale, cioè l'audio brutto. Se clicchiamo su ok, lui fa un po' di lavori e alla fine ci restituisce questa clip qua, che noi possiamo prendere, importare nella timeline e avere con l'audio sincronizzato bello e pronto. Il terzo modo che vi propongo è anch'esso automatico e simile al merge clips, l'unica differenza è che non crea una clip a parte. Quindi selezioniamo la clip e l'audio nella timeline, andiamo sul tasto destro e clicchiamo su synchronize. Scegliamo anche qua audio, facciamo ok, anche qua fa dei lavori e automaticamente ci sposta la traccia audio e la traccia video. Ora noi abbiamo tutta la libertà di fare quello che abbiamo fatto prima, per esempio togliere la traccia audio eccetera, e continuare il nostro editing. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, ringrazio un sacco Giacomo Citro per aver partecipato anche a questo secondo video su come sincronizzare audio e video. Io vi ricordo che ho fatto un altro video su come sincronizzare tracce audio e tracce video con l'utilizzo di Pluralize, quindi magari andate a vedere anche quel video. Ci sono solo alcune cose un pelino più avanzate, in ogni caso vi lascio in descrizione sia il link ai miei social che a quelli di Giacomo Citro, che lui è un esperto di audio, quindi non potevo scegliere la persona migliore. Se avete domande, dubbi, suggerimenti o altro da dire, potete farlo tramite un commento nella descrizione di questo video. Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!